Con la sesta edizione di Michael, Monte Sant'Angelo fa un ulteriore passo verso la costruzione della sua integrazione in questo sistema europeo dei cammini. Eravamo partiti dall'Associazione Europea della Via Francigena, dalle relazioni micaeliche con Mont Saint-Michel, l'accordo storico precedente alla pandemia. Oggi questo percorso si consolida, la sesta edizione di Michael arriva a un punto estremamente rilevante in cui si è evoluta e precede di poco l'11 di questo mese in cui Lussemburgo si discuterà del riconoscimento europeo di questo itinerario micaelico, che è un itinerario millenario ma che guarda al futuro. E Michael ha saputo declinare da questo punto di vista il futuro dello sviluppo della città di Monte Sant'Angelo quale vetrina strategica delle politiche culturali e turistiche della Regione Puglia, in quanto mette insieme in questa edizione la grande componente culturale della città dei due siti UNESCO e dei cammini, la promozione turistica con la BTM che attira con una sua edizione speciale su questo territorio, senza mai dimenticarsi da dove si parte, che questo processo di sviluppo nasce da una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e alla mafia, per cui addirittura Michael si compie con la sottoscrizione di un manifesto a Monte Sant'Angelo della lotta contro le criminalità promosso da Avviso Pubblico, di cui il sindaco di Monte è uno degli esponenti più autorevoli in Italia e in Puglia.